Salve a tutte e a tutti, oggi facciamo l'unboxing di un nuovo pacco che mi è arrivato da Gearbest ed è il pannello LED della Raleno. Come possiamo vedere sulla scatola, possiamo leggere che ha 104 LED, ha una batteria di 5000 mAh e il colore della luce si può variare da luce calda a fredda, cioè da 3200 Kelvin a 6500 Kelvin. E il pannello LED è un soft light PLVS 104. Andiamo a vedere all'interno della scatola cosa troviamo. Ecco il pannello LED. Andiamo a togliere la protezione. Ecco, la parte anteriore è completamente bianca, mentre nella parte posteriore abbiamo le due manovelle per regolare l'intensità luminosa e il calore della luce, un tasto per l'accensione e nella parte inferiore invece troviamo l'attacco per poterlo fissare al cavalletto. Nella parte laterale invece troviamo sulla parte laterale destra troviamo l'attacco per poter caricare la batteria, mentre nella parte superiore e laterale dall'altra parte non troviamo nessun ingresso e nessun tasto. Nell'altra, ecco, qui ci sta un manuale di istruzioni che a quanto pare è soltanto in inglese, tedesco e cinese. Andiamo a vedere, ecco, ci sono le specifiche, modello, illuminazione, colore della luce, l'angolo. Ecco, ci dice che con la batteria integrata di questo pannello possiamo lavorare dai 90 ai 110 minuti, forse in base all'intensità che utilizziamo, all'intensità della luce che utilizziamo. Si può lavorare da meno 10 gradi a 40 gradi Celsius e le dimensioni sono 17,5 cm nel lato lungo, 12 cm il lato corto e 3 cm lo spessore, credo qui nella parte più spessa. E altre informazioni, vabbè, la batteria è 5000 mAh come avevo già detto. Vediamo nell'altra scatoletta cosa troviamo. Il cavetto per poterlo collegare, che è un normale cavetto USB, micro USB, e possiamo utilizzare il nostro caricabatterie di uno smartphone che ormai abbiamo tutti in casa. E qui c'è l'aggeggio per poter collegare il pannello LED e qui possiamo collegarlo alla slitta del flash della macchina fotografica. Andiamo ad inserirla nella slitta, stringiamo questa manopola e mantiene saldo poi il pannello LED alla macchina. E se vogliamo utilizzarla sulla parte, vogliamo utilizzarlo sulla parte superiore, oppure se vogliamo utilizzarlo laterale oppure in altre posizioni, che non preferisco mai utilizzarlo direttamente al di sopra della macchina come un normale flash, ma preferisco utilizzare illuminazioni laterali. Oppure possiamo, vedete, non so se si vede, sì, però ci sta un foro filettato che possiamo avvitarlo direttamente su un piccolo treppiedi e poi ci andiamo a spostare il pannello LED dove meglio preferiamo e dove più ci serve l'illuminazione per il tipo di fotografia o video che noi stiamo girando. E sulla parte superiore invece ci sta la filettatura per non so se si vede, la filettatura per poterlo attaccare al pannello LED. Andiamo a
a collegarlo nella parte inferiore e poi andiamo a fissarci il pannello dove ci serve. E qui ci sta una piccola vite che ci blocca questa sfera, perché se noi andiamo ad allentarla, vedete, diventa mobile e possiamo orientare la luce come più ci piace. Una volta stabilita l'inclinazione, andiamo a bloccare il pannello con questa vite. Vediamo nella parte posteriore un po' più sul dettaglio, un po' più nel dettaglio cosa troviamo. Ci stanno le due manopole che abbiamo già visto e un tasto. Se lo premiamo dovrebbe... No, c'è anche scritto test, quindi se noi premiamo una volta il tasto si accendono questi quattro LED che credo siano gli indicatori del livello di batteria. Sono quattro, quindi penso ogni LED indica più o meno il 25% di carica della batteria, però c'è scritto on off, quindi probabilmente se lo teniamo premuto dovrebbe accendersi. Ed infatti sì, si accende e vedete com'è luminoso. Non so se rende nel video, ma è veramente molto luminoso ed era al minimo. Vedete come cambia il colore e l'intensità della luce con la manopola di sinistra. Adesso è al minimo ed è molto gialla, quindi credo sia sui 3200 gradi Kelvin. Invece se vado a girarla in senso orario si schiarisce, diventa molto chiara e quindi è molto più luminosa e credo siamo sui 6500 gradi Kelvin. Vediamo l'altra manopola a cosa serve. Questa credo sia l'intensità della luce, poi me lo vado a studiare più nel dettaglio. Vedete, è molto luminosa, sì. Ecco, spegniamola, anzi vi faccio vedere prima se si vede. Sì, però mi sta abbagliando, quindi devo spegnerla. Io ho preferito acquistare questo tipo di pannello. Ecco, si è spento. Ho preferito acquistare questo tipo di pannello perché ha la batteria integrata, ma allo stesso prezzo, qualche euro in meno, troviamo pannelli senza la batteria integrata, ma poi siamo noi che dobbiamo comprare batterie e caricabatterie. Io non ho preferito spendere qualche euro in più, ma avere una batteria all'interno perché... Conoscendomi, dimenticherei sempre di portarmi dietro le batterie. Invece, in questo modo, una volta caricato il pannello LED, di sicuro non me lo dimentico prima di uscire. Il costo di questo pannello si aggira più o meno sui 35-36 euro. Non ricordo precisamente quanto l'ho pagato, ma più o meno il costo è sui 35 euro su Amazon. Non so come funziona, come la resa, perché ancora non l'ho utilizzato. Io non faccio fotografie studio, ma faccio fotografie naturalistiche, quindi dovrei uscire e provarlo in natura. Ma piove da 2 giorni, quindi ancora non sono riuscito ad uscire. Sicuramente, appena il tempo lo permetterà, farò un'uscita fotografica e vi saprò dire cosa ne penso di questo pannello, se è utile e come funziona sul campo. Intanto vi lascio il link in descrizione per poterlo acquistare e fra qualche giorno vi farò una recensione oltre che all'unboxing. Per ora vi saluto e se avete delle domande fatele pure, lasciatele pure nei commenti e cerco di darvi tutte le risposte che potrò darvi. Vi ringrazio per avermi guardato, per aver ascoltato questo unboxing e ci vediamo prossimamente con la recensione del pannello LED Raleno. Grazie.